Parlando di paesaggio ed educazione, mi viene immediatamente alla mente un'affermazione nella quale credo sia contenuta l'essenza più importante e più profonda di questo rapporto. Paesaggio, lingua madre. Sono parole semplici, ma sono parole che ci danno il senso della profondità di questo rapporto. La lingua materna si impara nell'esercizio della relazione e il paesaggio è lo spazio di vita in cui nasciamo, nel quale costruiamo i nostri primi ordini mentali e i primi riferimenti spaziali e temporali. D'altra parte, la parola madre, che nell'affermazione è scritta con la lettera maiuscola, evoca quelle conoscenze essenziali e generative. Mi viene in mente il termine terra madre, con le sue radici mitiche e universali. Così il primo rapporto tra paesaggio e educazione è un profondo rapporto di umanità. Edgar Morin dice che il destino dell'umanità è unitario e che ogni uomo deve vedere il proprio come destino dell'umanità. Quindi, la prima considerazione del rapporto tra paesaggio ed educazione riguarda il fatto che parlare di paesaggio significa parlare di oggetti contenuti che riguardano la formazione dell'uomo, la sua maturazione, il suo essere consapevole in questo mondo. Questa concezione, questa sottolineatura non è di sempre, è una sottolineatura alla quale, oltre che le riflessioni filosofiche e pedagogiche, hanno contribuito anche documenti internazionali. Il primo tra questi è la Convenzione Europea del Paesaggio, che oltre ad indicare la necessità di educare al paesaggio, sottolinea come il paesaggio sia quella porzione di territorio così come è percepita dalle popolazioni che lo abitano. Il paesaggio non è quindi una bella visione, un panorama, ma il paesaggio è un luogo nel quale si vive e nel quale lo spazio che ci è attorno, i segni che ci sono attorno, hanno per noi un significato vitale. Mi viene in mente la metafora di Eugenio Turri, che considera il paesaggio come teatro, nel quale appunto ognuno di noi è spettatore e protagonista nello stesso tempo. Così come per l'educazione, che quando è autentica deve coinvolgere il soggetto in educazione come partecipazione personale, come protagonismo e come riflessione sul proprio percorso di maturazione. A questo punto la domanda può venire spontanea. Il paesaggio si può insegnare? Insegnare nel senso di fare in modo che i ragazzi imparino a conoscerlo, a rispettarlo, a valorizzarlo. Il paesaggio, così come è concetto complesso e polisemico, credo che non possa essere ridotto a materia di insegnamento. È per sua natura un contenuto trasversale che riguarda diverse discipline e la progettualità interdisciplinare è la caratteristica fondamentale dell'insegnamento messo tra virgolette, cioè dell'esperienza scolastica che si può fare con, per e nel paesaggio. E da questo punto di vista mi piace alla fine portarci anche ad un breve ragionamento che riguarda il che cosa è utile fare con il paesaggio. Le competenze europee considerate come fondamentali per la formazione contengono una competenza che chiama in causa il paesaggio
è detta consapevolezza ed espressione culturale, laddove la parola consapevolezza della espressione culturale mi fa pensare a quanto diceva anche Emilio Sereni, che il paesaggio è frutto dell'opera dell'uomo e la sua matrice. Quindi consapevolezza delle espressioni culturali del paesaggio come opera dell'uomo, che ne è anche matrice, è l'elemento fondamentale sul quale si deve partire. Il paesaggio, a mio parere, sta diventando una nuova nave sulla quale l'importanza della scuola, il significato della scuola può imbarcarsi per mantenere il suo ruolo sociale e ruolo formativo.